Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Ci abbiamo preso gusto, Beppe, siamo voluti tornare anche ma oggi qui a Poti. Mezzo alle piante, guarda, tigli fioriti, guarda bellezza, guarda. Sì. Senti come, che frescura, che ambiente, che aria, che silenzio. Senti? Sì. Senti gli uccellini come cantano. Mi piace. Davvero, guarda, quando ritorni in mezzo alla natura è un'altra cosa. Domani che toccherà tornare giù di sotto, lì, in quei posti, vabbè, a valle. Senti. Vabbè, a me ci vado tutti i giorni in campagna. Lo so. Però vedi, più si sale meglio è. Siccome sì, ieri sera hai avuto quell'idea appena si è finita la trasmissione, hai detto, ma perché domani non si va a vedere di questi alberghi abbandonati a Poti, no? Perché si diceva, perché non ci fanno un punto d'accoglienza per riscoprire Poti d'estate, no? Perché giustamente la gente va a Lignano, va a Camaldoli, chiaramente parliamo di altre cose, sì, mondi. Sì, sì. Però insomma, abbiamo la montagna qui in casa, perché venire qui e non trovare niente? Vabbè, di Lignano è stato un grosso investimento da parte del Comune d'Arezzo, che ha acquistato quasi tutta la montagna e ci ha fatto quello che ci ha fatto. È stata veramente una cosa eccezionale, che ha evitato che poi fosse costruito tutto e invece è rimasto un polmone verde. Qui siamo in un'area privata, logicamente la pubblica amministrazione può intervenire relativamente e quindi è rimasto così abbandonato perché non c'è un imprenditore coraggioso che negli anni ha voluto riprendere. Albergo pensione Alpe di Poti, guarda. C'è scritto, c'è ancora l'insegna. Tetto in amianto, Quella mia, sì, quella proprio. Se avevamo il dubbio ieri, questa è proprio doc, direi. Però il posto è bello qua, so, vedi, in pace, tranquillità. E come ti dicevo, qua so, a Ferragosto una volta era pieno di aretini perché non tutti potevano andare al mare, erano altri tempi, e quindi la gente andava o a Buon Riposo, dove era il mare di Arezzo, o venivano a Poti a fare la scampagnata per fare. Questo era il primo edificio, quello che stiamo vedendo adesso, il primo edificio dell'albergo. Esatto, poi fu costruito il sotto, l'altro albergo, che era anche una colonia, e in una seconda fase. E purtroppo qui, e questa è una dipendenza sempre dall'albergo dell'Alpe, sicuramente una cantina, vedi. Il posto è bello, veramente bello, qua non ci si capisce perché non siamo riusciti a trovare un imprenditore serio che ci investisse per poterci portare gente e per far rivitalizzare questa montagna così bella. Peccato, veramente un peccato, perché poi vedi, è un'arte, non è, è costruito tipo baita di montagna. Sì, fatto bene, proprio con stile. Questo baita di montagna, fatto bene, la parte nuova è tutta cemento armato, quello il discorso era diverso, poi è completamente devastata perché essendo abbandonata, poi lo sai come funziona quando è abbandonato. Però vedi, è bello questo. La clientela erano gente della città, della provincia, da dove veniva? Vabbè, ora negli anni 60 ero vicino, ancora non facevo il commercialista. Non so, non facevi i conti dell'albergo. No, sicuramente era la città che veniva qua su, sì. Perché poi furono fatte tutte queste cassette vicino che poi sono tuttora abitate da aretini e logicamente questo è un punto di ritrovo la sera importante. Peccato perché vedi, c'è il posto, c'è la struttura, c'è il verde ormai consolidato da anni, vedere così tutto abbandonato dispiace, ma purtroppo non si è trovato mai un imprenditore che ha voluto appunto fare. Ci fu il Drago, Rinaldo, compianto Rinaldo Drago, che cercò e tentò di rilanciarlo, però sicuramente non ce la fece. E poi l'impianto si è ribloccato un'altra volta e questo purtroppo è il risultato. Completo abbandono, hai visto, dalla strada non si vede neanche più perché ormai la vegetazione lo sta investendo, è coperto completamente, quindi qui se non si interviene subito, fra poco l'unico intervento infatti sarà abbattere c'è tutto. C'è anche scritto pericolo di crollo, perché se non si interviene subito sicuramente tanto neanche qui nel boom degli agriturismi, no? Che è cominciato alla fine degli anni 90, esatto. Anche poteva essere composto dato anche all'agriturismo, no? Le eccellenze enogastronomiche. Non so chi è la proprietà qui adesso, sicuramente non lo so. Beh, comunque si parla di 45 anni che è chiuso? Circa. Cioè, ti rendi conto? In 45 anni nessuno. 40 anni di sicuro tutti. E nessuno è mai intervenuto per aprire questo albergo. O farci qualcos'altro. O farci qualcosa. Che l'albergo penso che oggi difficile, non guadagnano quelli in città quasi, figurati tu. Ah, qua sicuramente è una dependenza, perché vedo c'è l'antenna della televisione, questa è una dependenza dell'albergo, qua. È un'antenna, sì. Questa forse è stata abitata anche in seguito però, no? Può darsi. Vedi, qui c'era un tukul dove bellissimo si poteva fare il karaoke la sera, bellissimo qui,
Almeno non ti sente nessuno, tranquillo. Sì, mi sentono soltanto quelli che mi devono sentire. Che dire? E niente. Peccato che la struttura così bella, così caratteristica, sia completamente abbandonata. Dai, speriamo che ci sia un progetto di... Speriamo che un altro servizio torni in mente a qualcuno, esatto, questo, esatto, e torni in mente di farci qualcosa, perché sarebbe veramente, veramente bello. Cominciamo anche magari a appurare o di chi è questo posto, tanto per una curiosità. Sì, sicuramente, ora io non mi sono interessato, ma sicuramente è conosciuto e lui sicuramente sa. Speriamo che in questo modo qui gli si possa attirare qualcuno che possa venire su e fare un investimento. Qui l'investimento oggi diventa grosso, perché qui ci deve farsi il nome del padre, sì, perché considera gli impianti, va rifatti tutti, la struttura va deve essere tutto ansesto, qui ci vogliono i soldi. Ci vogliono i soldi, l'investimento deve essere grosso, poi ci deve essere un bel battaggio pubblicitario dietro per poterlo rilanciare. Diciamo, signori, chiunque possa essere interessato, qui il posto è veramente bello. La strada l'ha rifatta la peggiore d'Italia, quindi è il divertimento venire su. Sia per quell'asfalto venendo dallo scopritone, sia questa sterrata. Proviamo a rilanciarlo. Qualcuno che abbia un po' di capitali, che se la sente che è un imprenditore serio, e se la sente di farci un investimento, questo sicuramente potrebbe essere il posto adatto per fare qualcosa di interessante, di importante, sia per sé e anche per la città d'Arezzo, che troverebbe un posto veramente caro, soprattutto ai nostri nonni, ai nostri babbi, e rilanciandolo quindi potrebbe attirare su gente come negli anni 60-70 era questo ambiente. Bene, dall'albergo Alpe di Poti, ci vediamo domani sera. Ciao.